Ciao ragazzi, eccoci qua con una coppia di ragazzi che viene da molto lontano e fra poco vi farò scoprire da dove vengono. Allora ragazzi, partiamo dai nostri ospiti qua, i parrucchieri che vengono da lontano. Allora ragazzi, a destra partiamo dal primo parrucchiere, il tuo nome vicino al microfono? Osvaldo. Osvaldo, l'altro parrucchiere, nome? Stefano. Stefano, ok. Rifaccio la domanda, what's your name? Stefano, my okay, name is perfetto, Stefano. Ok, perfetto. Allora ragazzi, a pochi intenditori, poche parole, perché avete capito, perché sono dei parrucchieri. Però adesso che so, che ho detto in anteprima che venite da molto lontano. Sì, però parrucchieri da dove capelli. Venite? Allora, da Donori, provincia Donori di Cagliari, Balsano, Sardegna. Cagliari. Sardegna. Cagliari direttamente dalla Sardegna. Cagliari, la nostra mitica isola. Vengono da molto lontano. Non troppo. Quindi questo sabato notte qui al convento di Lonato direttamente dalla Sardegna, da Cagliari. Allora ragazzi, sono contento che siete ospiti qui da noi. Eccoci qua gli altri sardi qua fuori. I numeri uno. La prossima volta che venite mi portate qualche prodotto tipico della Sardegna qua da me. Il pane carazzao. Il pane okay. Carazzao che è molto buono. Il pane carazzao come du Brasil. Du Brasil. Ok ragazzi. Allora, è la prima volta che venite qua al convento di Lonato? Presumo di sì, perché siete da Sardegna. Sì, okay. sì. Ma come mai proprio qui al convento di Lonato siete in missione, non so, in Europa? Guarda, io sono. Siamo appena rientrati dalla Germania. Siete appena rientrati dalla Germania, ma per motivi siamo di lavoro? Per motivi di lavoro e. E di. Ci hanno parlato benissimo, naturalmente, del convento qui a Lonato. E siamo qua. Direttamente. Fino in Sardegna avete sentito parlare del nostro convento di Lonato. Esattamente. E quindi voi in questo momento siete qui nell'area YouTube del convento di Lonato, così quando tornate a casa vedrete questo video di ricordo di questa bellissima serata. Però so che in mezzo a voi c'è un ragazzo che si chiama Osvaldo, che è molto bravo a fare le imitazioni, giusto? Esatto. Ok, quindi le mie informazioni sono corrette. Sì, Osvaldo, cosa sei bravo a imitare? No, allora Corrado? Sì, Corrado. Vai, parti con Corrado. Bene, buonasera amici ascoltatori. Questa sera è una serata particolare qua al convento e abbiamo veramente dei personaggi eccezionali. E qui con noi anche la nostra Ornella Vanoni. Vieni Ornella. Ma per me mi piace tanto Ginopone perché è veramente buono, è bello. Mi piace qua al convento perché... Wow, il nostro Osvaldo molto bravo a imitare Corrado, e la prossima volta che verrà ci farrà vedere altre tutto imitazioni, tutto il repertorio, okay? Dai, tutto sì, il repertorio, bene. Ospite qui al convento di Lonato, yes. Che canzone avete cantare? Facciamo parlare anche un po' Stefano. Generale cantate a Vasco Rossi. Generale Vasco Rossi. Generale Vasco, mitico Vasco che mi piace. Rossi. Yes. Questa qua la voglio dedicare a tutti coloro che sono qua, noi al convento. La collina ci sta la notte cruda ed assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina. Di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati, non ancora tornati. Bravissimi i nostri ragazzi della Sardegna. E ora facciamo un bellissimo primo piano sul nostro Osvaldo! Yes. Eccolo qua il nostro imitatore! Generale dietro la stazione, lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore, sulle crociere.
dai Cagliari Sardegna. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino, silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Eccoci qua anche il primo piano sul nostro Stefano. Generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro al rumore di questo treno che è mezzo vuoto e mezzo pieno e va veloce e mezzo intorno, da 2 minuti e quasi giorno e quasi casa e quasi amore. Sardegna. Grazie, grazie a tutti. Ci incontreremo in tutto il mondo. Se vi invitate quest'estate vengo volentieri al caldo, perché io faccio solo la nebbia, prende il freddo. Si sta bene anche qua, dai. La mia bronzatura è andata dal solarium, non dal sole. Oh, ma veramente, una settimana fa c'erano 25 gradi, 25.